di Sicilia, gli eroi, ripeto, alle 21.30 a Villa Trabia, comune di Acquedolto. Un po' di pazienza, signor Ciccino, buon Ferragosto. Che nicchia nacchia. Che saluto tutta capo d'Orlando. Le voglio bene. Anche noi la vogliamo bene. Ci vediamo lunedì, d'accordo. Ok. Allora salutiamo il signor Ciccino, 17:07 minuti primi, tanto per cambiare abbiamo sforato alla grande, ricordo brevemente in coda, intanto ringrazio tutto lo staff di Spazio Estate e poi ricordo domani lo speciale Ferragosto, andremo regolarmente in onda alle 15:50, non ci saranno interventi da parte di assessori, però avremo l'intervento del nostro Danny Dance Nardi, sarà uno spettacolo. Pronto? Peppe sogno, Peppe. Ah Peppe, Lei è un signor Cugliotta. Ma lei è Peppe? Signor Peppe, sì, sono il signor Cugliotta. Sì, mi dica. Sogno troppo nervoso con lei. Guardi, io non capisco perché dalla regia, o mi vogliono fare ammattire oppure veramente si divertono, perché non possono passare queste telefonate. Lei oltretutto viene a dire in diretta che è nervoso con me. Per quale motivo è nervoso con me, signor Peppe? Lei è la seconda volta che faccio cantare a Daria la canzone che ho scritto io. Come faccio senza Dio? Lei ha scritto questa, signor Peppe, guardi, qui c'è un po' di confusione tra lei e il signor Aria, perché lei prima ha telefonato cercando di imitare Aria, poi Aria è venuto, insomma, un casotto veramente incredibile, ha imitato lei, continuate a imitarvi. Io la canzone ce l'ho registrata e pago le tasse. Lei ce l'ha registrata su cassetta? No, ce l'ho registrata, siamo intesi. Ma ce l'ha registrata su cassetta? Su CD? Su cosa? No, ce l'ho registrata per legge. Ah! Questo è mio, non la vostra. Nessuno deve cantare. Ma lei che cos'è? Non so, lavora in prefettura, il suo nulla osta, non ho capito. Io l'avevo scritto questo brano per la mia prima moglie, Turidda. Ah, per la sua prima moglie, Turidda, veramente? Oggi non c'è più. E pace all'anima sua. Sì, tu la canta. Signor Peppe, pace all'anima sua. E dico... Ma allora qual è il problema? Mi scusi, che signora Ria ha cantato... Come faccio senza Dia? E quella cosa l'ha innervosita? Certo, è personale. È una cosa personale. Io non capivo perché tu vuole cantare la mia canzone. Ma non è stato, diciamo così, in un momento di particolare abbandono, e allora il signor Aria non l'ha fatto sicuramente con malizia, con cattiveria, signor Peppe. Giuricisse, per favore, giuricisse. E io glielo dico. Comunque guardi, noi non lo so, lei ha telefonato perché è nervoso e alla fin della tensione che cosa dovremmo fare? Che cosa possiamo fare per eventualmente riparare a questo torto? Ma facci cantare un pezzettino. Quindi alla morale della favola, diciamo che la conclusione è questa. Vabbè, signor Peppe, ormai l'hanno passata in diretta e allora ci canti questa benedetta canzone. Perché si sappia che l'ho scritto io. L'ha scritta lei, sì, questo è un fatto molto importante, credo che ci saranno veramente tanti produttori musicali interessati a poi lanciarla. Sì, tu volevo fare un servizio, a cantare la canzone. Sì, ma questo non capisco perché lei se la prenda così tanto. Perché lei ha molto studio, hai 2 anni. No, ma è stato un... Ma lei in genere se la prende sempre così? Sì, perché lei ha ido, non l'ha andata allo studio. Vabbè, allora non lo so, adesso... Non vi dai, allora va a mandare pure a me. Ah, ho capito, allora qui, non lo so, facciamo una bella tavolata e... Non lo so, ha qualche altra persona da far venire? No, solo io. Ah, solo lei. Vabbè, signor Peppe, girerò questa sua richiesta alla direzione, magari lei poi lascerà il suo indirizzo e poi eventualmente... Ma faccio cantare un pezzettino. Un pezzettino che è mia mamma che mi sente. Ah, pure lei a sua madre... vabbè, canti questa canzone, signor Peppe. Io come faccio senza Dia? 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 Questa è la long version, perché è più allungata rispetto... C'è un metano. Ah... però l'ha cantata con più sentimento. Sì, perché ci voglio fare capire che io sono un cantautore. Ah, lei è un cantautore, perché riprende, diciamo, alcune situazioni di carattere popolare e poi lei praticamente... È puro personale. Si ispira, è personale perché... Ah, ma moglie Turidda ci ha scritto questa. In memoria di Turidda.
Sì. E quando quando l'ha lasciata? No, morivo. Dico, quando, gliela ha scritta quando l'ha lasciata? No, suo padre ammazzavo perché aveva la lingua longa. Ah. Quindi praticamente le ha fatto una cortesia. No, 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 questo no. No, no, quindi allora lei è ancora, diciamo, è molto legato a questa. Ma penso. Dico, ma il giorno pensa Ida. La notte non mangia, il giorno non dorme, vero? È giusto. È così. Allora, signor Peppe, non lo so, oltre a questa canzone ne ha scritte delle altre. Sì, ne... ma se lei mi invita lo studio, voi ci avete. No, guardi, non so se la cosa è possibile. Vedremo, vedremo. Dipende dalla. Non dipende dalla mia volontà. Io la stai scrivendo una cosa bella. Un'altra? Il titolo è perché me la salta così. Perché me la salta così? Tutto d'un fiato, perché me la salta così? Perché me la salta così? Perché me la salta così? Due strofe sole. E poi ci deve essere un meglio. Ah, poi fa la versione remix, ho capito. Sì, quindi... tipo discoteca pure. Posso fare. Ah, può fare anche una versione della discoteca per. Sì. Vabbè, signor Peppe, io vedo, lei c'ha del talento, lei farà molta strada a piedi. Le scarpe sono nuove? No, io ai gatti, non le posso buttare. Allora si compri un bel paio di scarpe nuove, robuste, e penso che farà. Usa i sandali? Sì, ho capito. Comunque, provi a farla con i sandali questa strada. Non preoccuparti, non ci faccio cantare più a nulla. No, 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 stia tranquillo che non la canterà più nessuno. Ci urico come un pacio, ci urico. D'accordo, signor Peppe, la accontenteremo. Abbiamo adesso saputo che lei ha i diritti proprio. È scritto alla SIAE lei. È scritto alla SIAE? Sì, sì. È scritto alla SIAE. Ma di sotto ogni anno. Le manda. Pago soldi per tenere la canzone già. Lei paga soldi. Sì. Guardi, dovrebbe contattare un legale perché c'è qualche cosa che non funziona. Si dovevo cazzare. Mi paga il diritto d'autore. Allora a lei manda dei soldi alla SIAE come autore perché le mantengano la canzone in repertorio. Le posso pagare 200.000 lire. L'anno scorso ha pagato due. Okay. Guardi, le posso dare un consiglio, sì, in amicizia? Sì. Consulti con un legale, sì, perché c'è qualcosa che non va proprio. Certo, perché secondo me non dovrebbe essere esattamente così. Comunque, signor Peppe, speriamo di risentirla e chissà, forse l'avremo anche nei nostri studi. Invitatemi. D'accordo, la inviteremo. Le ringrazio. Prego, signor Peppe. Mi sono grazie a tutti, gioca Incia. Sì, senz'altro. Siete che 20 cento. No, siamo veramente un nugolo. Qui la radio pullula. Assai per sono che ce n'è. Sì, le ragazze pure ci sono. Sì, ma non credo che facciano al caso suo. E io questo signor vedovo, non c'è qualche vedova. No, non c'è qualche vedova. Almeno attualmente non c'è nessuna vedova, signor Peppe. Va bene, vedremo magari comunque di ospitarla nei nostri studi, di darle anche qualche possibilità in questo senso, d'accordo? Grazie. Prego, buonasera. Allora, ancora chiedo un minuto alla regia. Dunque, eravamo fermi a Torrenova, a Caprileone, le manifestazioni ancora in corso questa sera, martedì alle ore 21, Teatro Aspi, si realizza Paciuna e Create di Armeli in piazza. Stipendio, in realtà non gli diamo assolutamente nulla, un buono pasto al giorno. Toglie il medico di torno, c'è uno scioglilingua a cura del nostro mister dinosauro. Vediamo di che cosa si tratta. Vai allo sciumi, cugienno cottoni, ienno venenno, cottone cugienno. Vai allo sciumi, cugienno cottoni, ienno venenno, cottone cugienno. Non ho capito l'ultima parola. Vai allo sciumi, cugienno cottoni, ienno venenno, cottone cugienno. E quanto cotone hai raccolto? Vai allo sciumi, cugienno cottoni, ienno venenno, cottone cugienno. Continuando così poi metter su una fabbrica di cotone, veramente. Allora, il nostro scioglilingua siculo, vai allo sciumi, cugienno cottoni, ienno venenno, cottone cugienno. Insomma, non è che sia molto facile. Se qualcuno allardisce dire alla temerarietà di contattarsi 0941 91 59, questa risata proprio fuori luogo proprio, non c'entra niente. Allora dicevo, ci ripete questo scioglilingua. Vai allo sciumi, cugienno cottoni, ienno venenno, cottone cugienno. È meglio che lo dica lui, che insomma. Vai allo sciumi, cugienno cottoni, ienno venenno, cottone cugienno. Basta, non cogliere più
cotone, raccogli qualche altra cosa. E naturalmente c'è un omaggio, anzi più di un omaggio, grazie alla direzione degli anni 60. C'è già una telefonata, pronto? Sono Aria, sono. Pronto? Sono Aria. Signor Aria, no, guardi. Sono Aria, sono. Sì, l'ho capito che è Aria, ma noi stavamo in realtà proponendo uno scioglilingua. A proposito, vorrei salutare il signor Ciccino Lobalbo. Non ho più notizie, signor Ciccino Lobalbo, sarà impegnato a Torni. Beh, non ho detto che era morto. No, posso credere. No, no, è vivo e vegeto. Non si è fatto sentire gli ultimi giorni, secondo me, ancora molto impegnato in questo suo tour. Sta toccando, non so cosa sta toccando. Comunque è molto impegnato e quindi non lo sentiamo da un paio di giorni. Comunque, signora Aria, lei voleva partecipare al nostro scioglilingua? No, no, no. Ma guardi, io ho i problemi con quei denti. Lei ha problemi con i denti? Non posso fare un scioglilingua. Ma non è difficile, guarda, vai all'usciumi. Io lo giuro, io lo giuro, non lo posso fare. Vai all'usciumi, cugienno cuttuni, ienno venenno, cuttuno cugienno. Non io è... voleva. Vai all'usciumi, cugienno cuttuni, ienno venenno, cuttuni cugienno. Lei che cosa vuole? D'accordo, signora Aria, non vuole partecipare al nostro... Assolutamente. Non vuole partecipare, allora... Volevo chiedere scusa a Peppe. A Peppe? Al suo amico Peppe. Ah, il signor Peppe, sì, perché guardi, lei ci ha creato dei grandi problemi, signoria. Ma posso credere che Peppe è arrabbiato con me? No, è arrabbiato con lei, perché già lei ha fatto un paio di entrate che ci hanno procurato problemi. Prima con la storia del Borsellino, adesso con la storia di Peppe. Quindi, sa, noi siamo delle... Il Borsellino lo babbo, sicuramente. No, pregato. No, non l'ha trovato ancora? No, no. Sogno rovinato, sogno. Ah, ma la sotto che ho io. E allora siamo due in due a essere rovinati. Ora si mette pure Peppe. No, guardi, la storia del Borsellino, lei ci ha portato a mala fiura, come si dice dalle nostre parti, perché noi non ne sappiamo assolutamente nulla. Non credo che il signor Ciccino Lobalbo sia sceso così in basso proprio da trafugarle il Borsellino, soprattutto il contenuto del Borsellino. Ma lì è scomparso da voi. Ma è scomparso da noi, guardi, non lo so. Lei si invita a tagliette. No. Perché sta vita le tagliette lì? No. Guardi, non credo. Questo è Peppe. Voglio dire a Peppe se lui mi ascolta. Sì, perché era molto arrabbiato perché. Sì, l'ho sentito. Lei l'ha sentito? Sì, io ero a Catania. Ah, era a Catania? Sì, l'ho sentito. L'ha sentito bene? Al mercato. Ah, era al mercato di Catania. Avevo i cuffietti e l'ho sentito. Ora se lui mi dimostra che è iscritto alla CIA, sia a lei e sia a me, io a sua canzone non la canto più. Ah. Altrimenti io la canto lo stesso. No, lei non la deve cantare perché ci crede. Signor... Sì, ma lei perché guardi, se poi il signor Peppe ieri ci ha diffidato praticamente, ha capito? A voi. Ci ha diffidato perché lui paga regolarmente per avere in repertorio alla SIAE questa canzone, sì. E quindi paga dei diritti anche. Non so, è una situazione un po' strana. Però... Sì, ma questo è un uomo di manicomio, questo è da ricoverare. Non si può tenere lì, non si può fare telefonare da voi, e dovete staccare il telefono. Sì, infatti, noi dovremmo staccare. Non è normale questo. No, noi dovremmo staccare il telefono a molte persone, signoria. Non so poi se. Lo che mi dicevano? No. Che lo Balbo. Sì. Era nel. Non mi ricordo quale giornale. Che dice stava morendo perché a Taormina si era mangiato 6 kg di puppette a Baccafico. Ah, possibile, posso credere? No! Ma posso credere? No. Che lei è amico veramente di lui. Mi si telefona, poverino, no. Questo mi dispiace. No, guardi, non credo che il signore. Sì, lui è uno che arriva. Quando si tratta di mangiare è sempre il primo, però è una persona anche sicuramente molto intelligente e quindi non farebbe. Non si ritroverebbe in situazione ieri l'ho sentito a Catania. Ah, l'ha sentito? Dice il signor Lombardo si è mangiato 6 kg. A Baccafico, non so che ma mangiare questi Baccafico. Ma lei ci ascolta via satellite a Catania? Sì, no, normale. Ah, normale? Sì. Quindi lei c'ha una radio molto potente. Quello piccolino. Con quella piccolina lei ci ascolta a Catania. Questo ci volevo dire. Sì. Se lei è sempre una persona gentile con tutti. Sì, troppo gentile. A lei ci vogliono bene tutti. Lei dice. Ma lei quanti anni ha, mi scusi? Io, ho gli stessi anni dei gatti. Mi sembra il
ho ben 30 anni. Come? Io sono venuto 2 volte da lei. Sì. Gli do 30 anni. 30 anni di cosa? Di galera? No, 30 anni di dieta. No. Volevo fare una cortesia. Li porto molto bene gli anni, sì, mi dica. Me la può fare una raccomandazione? Guardi, io le posso fare tutta più una raccomandata, una. No, con Ciccino. Con la posta prioritaria. Con Ciccino, che è amico tuo. A Ciccino, ma. E mi porta lì a Milano. Ma guardi, io queste raccomandazioni sto mettendovi tutti praticamente insieme, in una sorta di busta, un busta gigante. Faremo una grande raccomandazione per lei, per il signor Peppe. Poi. Per. Adesso lo ricordo. E sicuramente prima o poi credo che andrete tutti a quel paese. No, Colonia Monzese. A Colonia, perché io la voglio andare. Quello sa una cosa. Sì. Lui dice che io imito a lui. Però lui vuole imitare pure a mia. E perché ieri lui ha detto che c'era sua mamma in ascolto. Sì. Lei si ricorda quando io sono venuta la prima volta cosa ti ho detto a lei? Che c'era la sua mamma. Ma questa non è un'imitazione. Lui non deve nominare mamme così. No. Ma scusi. Allora questo è da ricoverare. No. Ma lo fa ricoverare lei o lo faccio ricoverare io? Guardi, vi forniremo magari con l'aiuto dell'Orlandina Viaggi un biglietto andata senza ritorno per Barcellona. Allora, senta, dico, non è imitare. Lui ha detto che l'ascoltava la mamma e. Me l'ho detto io prima. Sì, l'ha detto lei prima, ma non è imitare. Questo non è imitare. Ce l'ho io il brevetto. Lei c'è il brevetto. Poi è sicuro che lui c'ha la mamma. Guardi, ha 80 anni, a 70 anni lui c'ha la mamma. Quello ha 70 anni. Io ho scoperto che ha 70 anni. Capito? Ha 70 anni. Sì, tu le prenderà tutti in giro questo disgraziato. Ma può darsi che la mamma, non lo so, che è molto longeva e quindi non. Non è vero niente. Ti ha 70 anni e passa. Ho capito. Peppe. Signori, questo noi non lo possiamo purtroppo dimostrare, non possiamo neanche dire il contrario, quindi. E io sa cosa volevo fare. Sì. Quando. Mi già a dire quando viene dopo palmo, così vengo da voi. No, guardi, lei sta bene dov'è, perché. No, ma non ci parlo di Borsellino. No, io perché giuro. Lei già è il Borsellino. Ma non ci parlo di Borsellino, quello è un capitolo chiuso. E allora di che cosa vuole parlare con il signor Lobalbo? Mi piace stare con lui. Perché per lui c'è tipo che ne capisce di queste cose. Ho capito. Di spettacoli. Di spettacoli. E speriamo che il signore mi fa aiutare a mia. D'accordo, allora io credo che. Che DJ io voglio fare? Rientrerà più presto, credo, in sede. Adesso ripeto, non siamo riusciti a contattarlo neanche con il cellulare, quindi sarà in una zona d'ombra. Non è che ce l'hanno fregato. Cosa? I cellulari. No. No, perché non si usava parlare di cellulari. Ah, cioè. Pure a me mi hanno fregato i cellulari. Ma lei fregano troppe cose. Sì, a Catania, cose. Ieri a Catania. Ah, pure a Catania. Sì, a che mangiava che non ho visto più il cellulare. Non ho visto più il cellulare. Così da pazzi. È successo un miracolo all'incontrario, praticamente. Sì, ma poi posso prendere una cosa. Ma perché dici sempre il signor Lobalbo chinnichinnacchi? Che significa? E nicchennacchi? Che significa questa frase? E nicchennacchi significa come una cosa che non c'entra niente, come lei in questo momento, in questa trasmissione. Ah, pensavo si parlava giapponese. No, nicchennack non è un intercalare proprio siciliano. Non c'è Pensavo che era giapponese. Posso credere. È come quando una come cosa. Ma come se le inventa queste cose? No, è una persona di grande cultura il signor Lobalbo. Ma poi perché aveva sempre l'occhiale? Perché non ci vede bene. È tipo che non te le togli mai, poi sempre quelle da sole. Sembrano da sole, ma non sono da sole. Io quel pomeriggio quando ero da voi ti ho detto togliti l'occhiale, quanto ti guardo negli occhi. Lui mi ha detto solo le donne mi possono guardare negli occhi. Ma perché se la pensa così questo? Non lo so io, guardi. Io non. Lei lo conosci meglio di me, perché è andato a mangiare insieme, pure mi hanno detto. No, non siamo andati a mangiare. Sì, mi hanno visto, Ma hanno visto, ci hanno visto dove? Sì, a mangiare i costi. Hanno visto. Signoria, guardi, sì. No, lei sta dicendo il falso proprio. Non glielo giuro, così mi hanno detto. È sempre con il signor Gugliotta lì. Sì, va bene. Si fanno mangiate. Guardi, stiamo un po' saltando, come si suol dire, il fosso. No, a me ve lo dicono, non è che io vi ho visto. Me l'hanno detto. D'accordo, signori, comunque non è vero, le posso assicurare. Quello pelato che c'era là dentro, che chiede? Quello pelato? Il tuo fratello? No, non è il suo. Come si chiama? Forse era l'assistente di studio, il signor Bonaventura. No, l'altro.
E l'altro, guardi, qui c'è un sacco di gente. Ma... ce ne sono qualche 30. Lo so. Quelle ragazze sono tedesche. Sì, sì, no, c'è anche qualche ragazza. Ma quelle che avete là dentro, che ho visto io, sono sì, tedesche. Sì. Qualcuna è tedesca. Non, ah, non tutte, sono. Ma sono bellissime. Lo so. Però non ci faccia più questa pubblicità. Sono molto. No, io prosperose. Non ho bisogno. No, io guardi, non voglio sapere di queste cose. Va io bene. Sono una persona seria. Signor Signor Saria. Sono. Signoria, noi anche oggi siamo stati molto troppo gentili. Io la ringrazio. Prego. Posso credere che lei non è gentile. No. Mi hanno detto che è gentile. Sì, sono gentile, però adesso la dobbiamo tagliare. Saluta quello pelato, sì. Quello poco scacciato di testa. Sì, lo. Quello che chietta sempre. Ah, sì, quello. Mi ha offerto i tè. Ah, Freddy Schizzo, sì, vabbè. Sì, bravo. A Freddy Schizzo, gliela saluto. Sì. Glielo saluto senz'altro. Mi saluta tutti le ragazze là dentro, sì. Scusatemi. No, prego, signoria. Allora, si stia bene. Sì, ho voluto solo chiarire. Sì, lei ha chiarito, praticamente ha chiarito e ha creato ancora più confusione. Comunque, speriamo di non risentirla più. Speriamo. Spera. Si è sempre nascosto, così io gli rompo le scatole. Speriamo che lei faccia sì. Questi programmi belli. Sì, va bene, signoria. Arrivederci. Grazie, la saluto. Saluto anch'io lei e tutta la famiglia. Grazie. Anche saluti mia mamma. Anche mi saluti le sue sorelle. Sì, a Cuccetta. All'altra. No. Lo sa bene. Lo sa dove? No, non lo so. Ospedale. Come mai? È scattiata di testa. Allora manderemo. Speriamo che si portano pure l'altra sorella, così rimango figlio unico. Sì, togliamo queste due cambiali dalla famiglia. Sì, costano troppo. Va bene, signoria, adesso abbiamo sforato. Saluta a tutti. Senz'altro. Ciao. Allora, salutiamo il signore Aria, anche oggi, veramente, 17:06 minuti primi. Chiudiamo l'appuntamento con Spazio Estate, un'estate con noi.